scrivi l'equazione della circonferenza avente il centro sulla retta di equazione x meno 3y più 10 uguale 0 e tangente in O, nell'origine, alla retta di equazione y uguale meno un mezzo x. Altro problema, il penultimo di questa prima serie, poi proseguiremo con l'ultimo e poi con altri problemi un pochino leggermente più complessi, più lunghetti, magari più difficili, guardate sempre la circonferenza. Allora, questo è un problema molto facile, ce lo andiamo a risolvere come al solito facendo un piccolo disegnino. Disegniamoci la nostra circonferenza, che è questa. Questo è un centro fantastico, questo è il centro. Ci dicono che la circonferenza, in questo caso, ha il centro sulla retta di equazione x meno 3y più 10 uguale 0, che supponiamo sia questa. Bene. Questa è c, questa è la retta x meno 3y più 10 uguale 0. Mi permettete di chiamarla retta r? Quindi questa qui, ho scritto qui nei dati, la chiamiamo retta r. Il centro sta su quella retta lì. Ma ci dicono anche che, quindi il centro passa per quella retta, sta su quella retta, il centro sta su quella retta lì, già su quella retta. Poi ci dicono che la circonferenza è tangente nell'origine alla retta y uguale meno un mezzo x. Supponiamo che, no? Lo possiamo fare, facciamo finta che sia questa la tangente, t la indichiamo, di y uguale meno un mezzo x è la tangente, il punto di tangenza è O, 0, 0, quindi 0, 0 è il punto di tangenza. Come dobbiamo fare a determinare l'equazione della circonferenza? Ci servirebbero centro e raggio, no? Dove il raggio è la distanza, per esempio, di O da C. Come si fa però? Beh, molto semplice, perché noi sappiamo che per il centro non ci passa solamente la retta, R, ma ci passa anche la perpendicolare alla retta tangente in O. Cioè in pratica ci passa questa retta qua, che sto tratteggiando, io dico con P. Noi l'equazione di P la possiamo trovare. Trovate l'equazione di P, poi basta intersecarla con l'equazione della retta R per trovare le coordinate del centro. Come trovare l'equazione di P? Abbiamo già fatto questo tipo di esercizi. La retta P è una retta che sicuramente, per proprietà, una delle proprietà fondamentali riguardante la circonferenza, qui è c'è un angolo retto, quindi la tangente è sempre perpendicolare al diametro, e questo diametro contiene proprio questa retta P. Quindi che equazione ha la retta P? Beh, la retta P di sicuro passa, però, quindi equazione y meno l'ordinata di O, quindi meno 0, uguale m di P, che moltiplica x meno 0. Basta solamente determinare m di P. Ma chi è m di P? M di P è il coefficiente angolare, è l'antireciproco di m della retta tangente t, che siccome è meno un mezzo, vedete lì, sarà 2. M di P è 2. Problemi nei quali solamente bisogna ragionare e applicare sempre quei due o tre concetti che abbiamo già visto più volte. Y meno 0 fa y, x meno 0 fa x. La retta quindi P, equazione y uguale 2x. Scriviamo qui. E adesso, conoscendo l'equazione in forma esplicita, la retta P y uguale 2x, che passa per il centro, certamente, perché poi contiene il diametro o il raggio, se volete, intersechiamo la retta R e troveremo le coordinate proprio del centro, del punto C. Infatti andiamo a intersecare y uguale 2x con la retta x meno 3y più 10 uguale 0. Applichiamo ad esempio il metodo di sostituzione, sostituendo la y di questa equazione 2x, quindi otteniamo che se y sicuramente pari a 2x, qui quindi scriveremo le coordinate del centro C della circonferenza di cui vogliamo determinare l'equazione cartesiana. Quindi abbiamo un x meno 3 che moltiplica 2x più 10 uguale 0. Andiamo qui. Di conseguenza, se y pertanto è uguale a 2x, guardate un po', ho x meno 3 per 2, se x è un x meno 6x, viene che un meno 5x più 10 uguale 0, ovvero 5x uguale 10, portando ad esempio uno 5x a destra, dividendo per 5, x è 10 quinti, ovvero dividendo entrambi per 5, x è 2, quindi x vale 2.
ma se x vale 2, y sarà 2 per 2, 4. E quindi il centro della coordinata 2 ascissa 4. Ordinata. Il raggio chi è? Il raggio è CO. Perché lo potete vedere dalla mia figura, è una bozza, non è niente di che, ma l'importante è vedere e capire come il raggio sia proprio la distanza di C da O. Formula, direi classica della distanza: ascissa di C meno ascissa di O al quadrato più ordinata di C meno ordinata di O al quadrato, tutto quanto, tutta radice. Quindi radice di 2 meno 0 al quadrato più 4 meno 0 al quadrato. 2 meno 0 fa 2, al quadrato 4, radice di 4, sicuramente più 16, perché un 4 meno 0 fa 4, calcolato fa 16. 16 più 4, 20. Il raggio, scrivo qua, lo possiamo lasciare scritto come radice di 20. Radice di 20, facciamo notare, è un 2 radice quadrata di 5. Lo lascerei così, perché adesso, se conosciamo il centro del raggio, possiamo applicare la formula che ci consente di scrivere l'equazione canonica della circonferenza, vi ricordo è sempre questa: x meno alfa al quadrato più y meno beta elevato al quadrato uguale il raggio al quadrato, dove alfa e beta, lo ricordo, sono le coordinate del centro che abbiamo trovato, quindi alfa è pratica 2 e beta è 4. Quindi la nostra circonferenza C grande chi sarà? Sarà x meno 2 tutto elevato al quadrato più y meno 4 tutto elevato al quadrato uguale radice di 20 al quadrato, che appunto è 20, che per questo motivo ho lasciato scritto così. Sviluppiamo, viene x quadro meno 4x più 4, che rappresenta lo sviluppo di x meno 2, del quadro di x meno 2, circonferenza la scriviamo qua, abbiamo terminato, problema facilissimo, più y quadro meno 8y più 16, che rappresenta lo sviluppo del quadro di y meno 4, meno 20, che portiamo a sinistra e cambiamo di segno, uguale 0. L'equazione quindi richiesta sarà x quadro, come al solito, in forma cartesiana, della circonferenza x quadro più y quadro meno 4x meno 8y uguale 0, perché 16 meno 20 fa meno 4, meno 4 più 4 è 0. Pertanto, in effetti, la circonferenza deve passare per origine, che è peraltro anche il punto di tangenza con l'eta t di equazione y uguale meno mezzo x. Circonferenza in forma cartesiana, quindi equazione x quadro più y quadro meno 4x meno 8y uguale 0.